Buongiorno a tutti amici di Domi Digital, ben arrivati sul mio canale. Questo è il primo appuntamento della rubrica Riff. Di che cosa vi parlo in questo primo appuntamento? Vi parlo di copepodi, perché oggi sono passando in un negozio. Praticamente ho trovato questi copepodi dell'Amtra. Vediamo insieme come sono fatti e come si presentano, in che bustine, che quantità eccetera, e come li inserisco in vasca. Io generalmente uso due metodologie, una più semplice e una praticamente un po' più articolata, con l'utilizzo praticamente di fitoplancton per sfruttare e cercare di aumentare la coltura di copepodi che praticamente ho acquistato, e quindi per ottenere di più, quindi magari questo vi potrebbe far risparmiare dei soldi. Vediamo insieme se questo metodo, con i prodotti che ho a disposizione, se funziona. Quindi tutto questo lo scopriamo dopo la sigla. Vi ricordo, se non l'avete fatto, di iscrivervi al mio canale, di lasciarvi un bel like, di commentare questo video dicendomi se volete che io tratti qualche argomento in particolare, e soprattutto se vi piace questo tipo di argomento, se condividete con me questa passione e il vostro acquario. Scrivete pure qui sotto nei commenti. Grazie mille a tutti ragazzi, ci vediamo durante il video. Oggi vi presento le bustine da 80 ml di copepodi dell'Amtra. Secondo me è una soluzione perfetta per chi desidera arricchire il proprio acquario di una fonte di cibo naturale, e veramente ogni confezione secondo me ha un bel numero di copepodi vivi. Praticamente sono i copepodi, come già sapete sicuramente, sono dei piccoli crostacei, e come li vedete già sono visibili già direttamente a occhio nudo all'interno della bustina. Ogni bustina è di circa 80 ml. I negozianti di solito ce l'hanno, se li acquistate direttamente dal negoziante in frigo, oppure se li acquistate online vi arrivano di solito in contenitori di polistirolo e quant'altro. Questa è la prima volta che mi capita di comprare direttamente dal negoziante, quindi erano freddi. Infatti vedete intorno, vedete dell'umidità che si è creata a seguito dello shock termico, quindi per questo ho deciso di prima di tutto lasciare le tre confezioni sulla scrivania per un po' di tempo, in modo tale di abbassare un po' la temperatura, e successivamente in questo video vi farò vedere i due metodi che utilizzo. All'inizio praticamente la prima cosa che faccio è inserisco in acqua le tre bustine, in modo tale da cercare di ottenere il più possibile che la temperatura interna dell'acqua dove sono contenuti i copepodi sia più simile possibile alla temperatura dell'acqua esterna, perché uno shock termico, cioè quindi se la prendiamo direttamente dal negoziante, veniamo, lo apriamo e lo buttiamo in acqua, sicuramente potrebbero morire molti dei nostri crostacei per shock termico. Il nostro obiettivo è cercare di inserire in acqua il più gran numero di crostacei vivi possibili. Quindi in questo video vi faccio vedere due metodologie, due metodi. Allora, il primo metodo è lasciare acclimatare praticamente le tre bustine, e una praticamente metto una tanica praticamente attaccata all'acquario con dentro dell'acqua presa dall'acquario. Dopo un po' di tempo che passa, dopo circa un'oretta che le bustine sono all'interno dell'acqua, apro la bustina e praticamente verso il contenuto all'interno del contenitore. Come vedete ho messo del nastro perché per evitare che vada praticamente in giro all'interno della vasca, quindi cercare di fermarlo il più possibile, altrimenti magari il procedimento è perso. Come vedete io praticamente che cosa faccio? Una volta svuotata la bustina, più volte la riempio di nuovo d'acqua e la risvuoto. Adesso qui il contenitore è pieno, quindi a un certo punto inizio a svuotarla in acqua, tanto al massimo quelli che ci saranno all'interno diventeranno cibo per i nostri pesci, i nostri coralli. E infatti qui stavo controllando praticamente che se ci fossero ancora altri crostacei all'interno, e ce ne sono veramente tanti, quindi è un'operazione, fatela, perché portate praticamente dovete sfruttare al massimo.
Quindi che cosa faccio? Metto i copepodi all'interno, poi prendo questo fito dell'unica, che è un coral fito gel. Praticamente lo metto all'interno, qualche goccia all'interno del contenitore che lascio al bordo del mio acquario, e questo praticamente sto alimentando i nostri amici in modo tale che nel giro di circa 24 ore cerco di duplicare, quindi praticamente di raddoppiare la popolazione dei crostacei. Poi agito un po' con una cannuccia in modo tale che cerco di mischiare praticamente il fito gel. Come vedete qui adesso si fanno un bel giretto i nostri amici. E in questa maniera io praticamente che cosa sto cercando di fare? Sto alimentando i copepodi, così li lascio qui dentro circa 24 ore. E aspetto praticamente lo spegnimento delle luci del giorno successivo. Guardate come sono, quanti sono e come impazzano. Nella speranza praticamente del giorno dopo di aver raddoppiato, almeno spero, il numero di crostacei all'interno della mia bacinella, e quindi aver raddoppiato praticamente il mio acquisto. Intanto vi faccio vedere come sono e come si presentano. Sono veramente soddisfatto, devo dire. Sono veramente grandi. Generalmente, quando mi è capitato di comprarlo altrove, magari era più fitta l'acqua che compravo, appunto di copepodi, ma qui sono veramente grandi. Questo è il secondo procedimento, che aspetto lo spegnimento delle luci. Aspetto spegnimento delle luci in modo tale da cercare di evitare il più possibile che tutti quelli che inserisco in acqua praticamente vengano subito mangiati dai pesci che ci sono dentro. E cerco di distribuirlo in maniera omogenea nella parte in cui si trovano le rocce, nella speranza che i crostacei, appena entrano in acqua, si vadano a nascondere nelle rocce il più possibile. Come vedete, io praticamente che cosa faccio? Sempre il solito procedimento. Cerco di lavare il più possibile le bustine per sfruttare al massimo il loro contenuto. Vi ricordo che questi crostacei sono importantissimi per il nostro acquario perché sono fonte di alimento vivo. Grazie mille a tutti ragazzi per aver visto questo video. Spero che sia stato di vostro interesse, e se ho detto qualcosa all'interno del video che magari non è corretto e quant'altro, oppure se avete altre metodologie di inserimento dei copepodi, oppure se li utilizzate, non li utilizzate, quali utilizzate, quali preferite, scrivetelo tutto qui sotto nei commenti, che ne discutiamo insieme. Alla fine, la community, la nostra forza all'interno del mondo del reef è la community. Ciao a tutti ragazzi da Domi Digital.